cuore, polmoni, forza e dedizione. Lorenzo De Silvestri è un terzino destro moderno, uno che la fascia la ara dalla difesa sino al fondo del campo, sovrapponendosi sulla corsia di sorpasso e centrando palloni per i compagni dell'attacco. Figlio di due dentisti, Romano di Monteverde, Lollo si avvicina relativamente tardi al mondo del calcio, dopo essersi cimentato con diverse discipline sportive come la ginnastica artistica e lo sci di fondo. L'approccio col pallone avviene nella Romulea, società dilettantistica della capitale, che per due stagioni fa indossare i colori giallorossi al laziale De Silvestri. Due stagioni più tardi, però, gli osservatori biancocelesti notano le prestazioni del giovane Lollo, che viene subito inserito nella rosa dei giovanissimi nazionali. In breve tempo diviene anche un punto di forza delle nazionali azzurre giovanili, quindi il salto in prima squadra avviene in un batter d'occhio. Deglio Rossi, che ritroverà prima a Firenze e poi alla Sampdoria, lo fa esordire a 17 anni in Intertoto. Dopo una prima stagione positiva in maglia viola, in estate De Silvestri accetta la proposta della Sampdoria per riscattare l'ultimo campionato in chiaroscuro alla Fiorentina. L'avvio dell'esperienza in blu cerchiato è stato tutto in salita, ma adesso i tifosi doriani stanno scoprendo il vero De Silvestri. Nasci a Roma, nel quartiere Monteverde, 23 maggio dell'88. In famiglia come ti avvicini allo sport? Merito dei tuoi genitori, merito di qualche parente? Sì, assolutamente mio padre, perché lui è un amante dello sport in generale, soprattutto insomma dello sport un pochino di sacrificio, quindi mi ha avvicinato allo sci di fondo, che può essere una cosa un po' particolare, però insomma io invece di fare sci di discesa facevo sci di fondo l'inverno, e poi mi ha fatto fare nuoto da subito, ginnastica, atletica, insomma tutti sport di sacrificio, che però insomma mi ha trasmesso bene, perché l'amore per lo sport ce l'avevo allora e mi è rimasto anche adesso. Ecco, hai citato diverse discipline che ti hanno formato anche proprio fisicamente, no? Perché comunque hai una struttura fisica particolare per il gioco del calcio. Sì, assolutamente, infatti io da quando ho 4-5 anni ho iniziato a fare questo tipo di discipline e mi hanno proprio plasmato fisicamente, adesso insomma me lo ritrovo anche sul campo, insomma nel calcio, e insomma devo dire grazie anche a papà che mi ha aiutato in questo. Ecco, poi però la passione per il calcio prevale, ad un certo punto incominci a calcare i campi cosiddetti in terra, no? Di una volta, sì, esatto. nella Romulea, che è una squadra comunque importante nel panorama dilettantistico di Roma, della capitale, e che però ha i colori giallorossi, no? Sì. Tu che sei stato sempre laziale. Sì, no, poi alla fine insomma mio padre ha dovuto cedere e mi ha assegnato a questa Romulea che era vicino casa. E, insomma, ho ricordi splendidi, perché come hai detto te bene, il campo in terra, gli spogliatoi un po' vecchi, il calcio insomma più ruspante, diciamo, però insomma sono contento di aver anche calcato quel tipo di campo lì, perché comunque ti dà tanti valori, ti fa insomma sempre ricordare da dove vieni, e quindi quello è stato il mio punto di partenza calcistico. E nulla, poi da lì poi è partito tutto. Ecco, andavi ad allenamento, c'era qualcuno che ti accompagnava, andavi da solo con qualche compagno? C'era mia madre che mi accompagnava insomma prima di andare al lavoro, ma soprattutto mio nonno insomma era in pensione, insomma viveva per i nipoti e mi accompagnava insomma spesso al campo, sempre stava lì, guardava l'allenamento, insomma. Anche quello è un ricordo bellissimo, perché insomma adesso non c'è più, però mi dà tanta forza anche insomma da lassù, e quindi insomma tengo anche questo piccolo ricordo per la Romulea di mio nonno. E invece Lollo De Silvestri in quegli anni a scuola come se la cavava? No, sempre bene, insomma mia madre sotto il profilo dello sport c'era mio padre, invece sotto il profilo dell'educazione, dell'istruzione c'era mia madre, che era un martello pneumatico. E ho fatto la scuola tedesca, mi hanno mandato lì perché insomma volevano che imparassi una lingua diversa dall'italiano, e quindi ho avuto un'istruzione molto importante, me la cavavo abbastanza bene. Hai mai pensato a cosa avresti fatto se non fossi riuscito a sfondare nel mondo del calcio? Sì, ci ho pensato, credo che sicuramente sarei rimasto nel mondo dello sport, avrei o continuato lo sci di fondo o con l'atletica. O se no, insomma, ho due genitori dentisti, magari insomma avrei continuato a studiare odontoiatria, insomma, però sicuramente o lo sport o questo.
anche se però stai continuando a studiare, no? Stai comunque facendo l'università. Sì, avevo mollato per 2-3 anni e poi adesso da un po' che ho ripreso. E, insomma, è un po' un altro obiettivo che mi sono posto. E, insomma, spero di raggiungerlo, adesso mi sto impegnando, vediamo un po'. Invece hai fatto l'esterno nel calcio, è sempre stato quello il tuo ruolo oppure un ruolo che gli allenatori ti hanno insegnato man mano? Sono partito difensore centrale, però insomma vedevano che ero un po' col freno a mano tirato perché avevo tanta voglia di correre, andare in avanti e poi alla fine piano piano mi sono spostato verso l'esterno e alla Romulea anche mi hanno messo esterno. Il primo anno di Lazio nei giovanissimi nazionali l'allenatore mi mise terzino destro e da lì non mi sono più spostato. Magari insomma mi hanno messo anche esterno destro alto, quindi insomma sempre sulla fascia poi. E c'è un calciatore che hai sempre ammirato, comunque sia nel tuo ruolo oppure in generale, da bambino c'era un modello a cui ti ispiravi? Sì, sicuramente Zambrotta è stato il mio idolo da sempre, sia per come interpretava il ruolo, perché era uno che insomma non si risparmiava mai. E era uno insomma che aiutava molto la squadra, andava avanti e indietro e anche soprattutto per come era fuori, insomma, mai una parola fuori posto, sempre una persona per bene, e, insomma un esempio da seguire, e quindi per me Zambrotta è il mio idolo, insomma il mio modello da seguire. Con le buone prestazioni con la maglia della Romulea ti permettono di entrare poi nel settore giovanile della Lazio, società per la quale hai sempre fatto il tifo, quindi secondo me è una bella soddisfazione già il fatto di poter indossare la maglia biancoceleste nel settore giovanile. Sì, per me era un ambiente un po' tutto nuovo perché dopo soli 2 anni, 1 anno e mezzo sono passato subito alla Lazio, dove lì magari c'è gente che gioca insomma dai 6, dai 7 anni, però per me era proprio un orgoglio personale, vedevo insomma... Perché non era una sorta di sfida con mio padre, però comunque vi facevo vedere che insomma, i miei sacrifici qualcosa valevano, quindi sono contento. Poi stavo a Roma, nella Lazio, insomma, era un piccolo sogno che stavo coltivando dentro di me. Ecco, due nomi importanti, Fabiani, tecnico della Romulea, che poi ritrovi anche nel settore giovanile della Lazio, e Patarca, che è stato uno storico talent scout, no, del settore giovanile biancoceleste. Sì, lì è una sorta, Patarca è stata una sorta di riferimento lì per tantissimi giovani e insomma mi ha dato tantissimi consigli, mi ha portato alla Lazio, mi ha fatto crescere anche come uomo un pochino, perché è un ambiente particolare il calcio, insomma, quindi lui mi ha introdotto piano piano dandomi tanti consigli. E Fabiani, insomma, è il primo allenatore storico che nessun calciatore credo scordi mai nella vita. E l'ho ritrovato pure nella Lazio e insomma me lo ricordo con tanto affetto. Nella Lazio poi hai avuto altri allenatori importanti, Rambaudi, che ha vestito proprio la maglia della Lazio, tra l'altro giocava anche esterno d'attacco, però comunque interpretava quel ruolo, Sesena, allenatori che ti hanno formato nella crescita, e quelle prestazioni nel settore giovanile non sono passate inosservate neppure ai CT delle nazionali azzurre, perché hai fatto una trafila nel settore giovanile della Lazio ma anche nelle nazionali. Sì, è successo poi un po' tutto di fretta perché ho fatto i giovanissimi e quell'anno lì sono andato subito in nazionale e c'era Antonio Rocca come CT e mi fece subito capitano. E poi da lì andai sotto età con gli allievi, c'era Rambaudi, e andai anche avanti con le nazionali giovanili, feci la 17, la 18, feci l'europeo, il mondiale, sempre da capitano, insomma ci fu anche Francesco Rocca come tecnico. Non me ne sono neanche reso conto della crescita che ho avuto, perché comunque è stato tutto molto veloce. Però insomma sono molto contento anche del fatto di come è stato vicino alla mia famiglia in questo, perché ha cercato di farmi insomma tenere i piedi per terra, cercare di farmi studiare sempre, e quindi riuscivo a far bene un po' tutte e due le cose, sia nel calcio che nello studio, ecco. Luglio 2005, neppure maggiorenne, esordisci in Intertoto con la prima squadra, entri al posto di Manfredini col Tampere, che emozione è stata quella? Pure quello, diciamo, gli esordi non si scordano mai, ero un ragazzino proprio, il primo ritiro con la prima squadra, e la Lazio, ecco, faceva l'Intertoto e in panchina c'era insomma Delio Rossi. E feci tutto il ritiro, era tutta un'emozione pazzesca, insomma
culminata con l'esordio in Intertoto, anche se furono insomma 5 minuti, però insomma non me li scorderò mai. Poi giochi oltre a quella gara ancora in Intertoto con l'Olympique Marsiglia, quindi con il Cittadella in Coppa Italia, era già il gennaio del 2006. Una crescita importante con Delio Rossi in panchina. Che cosa ti ha trasmesso in quegli anni, in quel momento, tu da giovane che ti affacciavi alla prima squadra, un mister già scafato come Delio Rossi? Ma sicuramente il sacrificio, il lavoro. Da lì insomma ho imparato che veramente il lavoro e la professionalità, la costanza paga sempre nella vita. Lui mi teneva, anche comunque ero un ragazzino di 17 anni, e dopo l'allenamento perdeva tempo con me a migliorare su qualsiasi profilo, e quindi lì l'ho vissuta anche come professione vera e propria, e quindi insomma gli devo tanto al mister. In quegli anni cominciavi a capire che allora la tua passione poteva davvero iniziare a diventare una professione? Sì, sicuramente non prima del diploma, ecco, perché sennò mia madre ci rimaneva male. No, sì, lì ho iniziato a capire un pochino che poteva diventare una strada per la mia vita, anche se comunque c'era tanto, tanto da fare. Un'altra data importante, 20 agosto 2006, Coppa Italia, Lazio Rende, 4-0. Sì, lì fu una partita al Flaminio, mi ricordo, lo stadio era pieno perché comunque insomma il Flaminio non è come l'Olimpico. E fu il primo turno di Coppa Italia, giocavamo con Rende, io ero in panchina e a un certo punto, credo del secondo tempo, mi fa entrare il mister sul 3-0 e dopo un po' insomma feci quella galoppata sulla destra, mi ricordo che mi buttai palla avanti e poi tirai. Arrivai insomma vicino all'area e tirai da fuori, e insomma la palla entrò in porta, fu un'emozione incredibile. E poi tutti i compagni, insomma, siccome ero un po' la chioccia del gruppo, il più piccolo, insomma, vennero a festeggiare con me. E grandissima emozione. In quella Lazio, dove c'erano già diversi giocatori importanti, tu eri il più giovane, un giovane che si affacciava alla prima squadra. Con chi legassi di più dei veterani di quella Lazio? Ma mi ricordo Rocchi, mi ricordo Pandev, mi ricordo Siviglia. Insomma, io cercavo di prendere un po' da tutti i consigli, di cercare di migliorare un po', cercando di ascoltare un po' tutti. Era un gruppo solido che veniva da un terzo posto e quindi ci giocavamo poi la Champions League, quindi era un gruppo molto importante. Poi arriva l'esordio da titolare con il Parma, la penultima di campionato, anche quello credo giocare all'Olimpico dal primo minuto sia stato un traguardo importante. Sì, poi c'è un aneddoto ancora prima, che io l'esordio in Serie A l'ho fatto con la Fiorentina, che poi insomma sono andato a giocare a Firenze, quindi quello è anche un aneddoto particolare, era credo ad aprile 2007. A 18 anni, e poi la prima titolare fu con il Parma, con lo stadio pieno anche lì, insomma anche quella fu un'emozione grandissima. Me lo ricordo come sembrava di entrare in un teatro grandissimo, che mi sentivo gli occhi addosso da parte di tutti. Però poi insomma quando iniziò la partita insomma pensai solo a giocare, andò bene, fui contentissimo. Dalla stagione 2007-2008 entri a far parte proprio a tutti gli effetti della prima squadra, trovando spazio, ampio spazio in campionato e anche in Champions League, che penso per un calciatore sia il massimo, no? Teatro dove poter scendere in campo. Sì, anche lì incredibile, cioè, passai dalla insomma primavera prima squadra alla Champions League in un attimo. Lì quell'estate mi ricordo che insomma valutavo un po' con il mio agente se andare a giocare altrove o insomma rimanere ancora. Poi insomma feci tutto il ritiro, insomma vedevo che stavo andando molto bene, e avevo molto spazio, anche se arrivava Toscaloni come terzino, però il mister mi vedeva molto e alla fine è stata una scelta azzeccata rimanere in squadra. 11 novembre 2007, una data triste perché il mondo del calcio viene colpito da un grave lutto. Gabriele Sandri, un tifoso della Lazio, viene ucciso in una stazione di servizio vicino ad Arezzo, mentre si recava in trasferta per seguire proprio voi, che dovevate giocare a Milano con l'Inter. Ucciso da un poliziotto che spara da una parte all'altra dell'autostrada. Era un tuo amico, un amico non solo perché era un tifoso della Lazio, ma perché vi frequentavate anche fuori dal campo.
Sì, diciamo se ne è parlato molto di questa vicenda, perché comunque ha avuto le luci dei riflettori per tanto tempo. Però insomma, quello che mi piace ricordare lui è proprio insomma, il suo ricordo, non solo lui ma anche la sua famiglia, i suoi amici. Io insomma ero suo amico da poco, però lo conoscevo soprattutto ecco, per quello che faceva fuori dallo stadio, ecco, insomma, per l'amore per la musica, per la famiglia proprio, per l'amicizia ma anche per il pub, insomma. Loro si vedevano spesso a Piazza Vescovio a Roma. Era un ragazzo come gli altri, insomma, che amava la vita, gli piaceva stare con gli amici, gli piaceva, insomma, amava la Lazio. Quindi, insomma, mi fa sempre, cioè, quando penso a lui, mi fa apprezzare tantissimo la vita. Insomma, nei momenti difficili che vuoi un po' mandare a quel paese tutti, penso a lui e dico, insomma, bisogna affrontarla la vita, bisogna affrontarla con il sorriso. Sempre nel novembre 2007 invece il mensile World Soccer ti inserisce nella lista dei 50 giovani talenti più promettenti, e poi anche il Sun, il tabloid inglese, pubblica un articolo con 20 giocatori under 20 tra i migliori d'Europa, e tu sei l'unico italiano inserito in questa lista. Sì, insomma, la Champions mi aiutò in questo, perché comunque insomma, giocai tanto anche in Europa. E quindi si accorsero un po' di me anche all'estero, e fu una grande soddisfazione, perché comunque sono dei giornali importanti, insomma, all'estero, e quindi mi fecero un po' traballare un pochino, perché ero insomma un 19enne, ero molto giovane, però insomma vedevo tutti i sacrifici ripagati. Nella tua carriera hai giocato anche con la nazionale alle Olimpiadi che si sono disputate in Cina. Quello è un evento prestigioso per ogni sportivo, forse meno per un calciatore, più per altri tipi di discipline, però comunque vivere anche le Olimpiadi, che emozione è stata? Sì, alla fine di quell'anno lì venni insomma convocato in questa nazionale, e per me è stata un'emozione, secondo me, doppia, perché comunque, avendo vissuto tanti di quegli sport, le Olimpiadi, andare lì in Cina, un paese diverso, un paese insomma molto lontano, e vedere tutti questi altri sportivi, per me è stata un'emozione unica. Fare insomma la mensa tutti insieme, vedere il tennista, il lanciatore del peso, insomma è stata una bellissima emozione, una bellissima avventura, che purtroppo insomma non è andata molto avanti, perché siamo usciti ai quarti, però insomma la ricordo sempre. Ho tante foto insomma a casa di questa avventura, anche se comunque, come hai detto bene te, il calcio c'entra un pochino poco. Ecco, però ti chiedo una cosa, visto che hai avuto modo di cimentarti in discipline anche non di squadra, e penso che comunque siano formative ugualmente, però ritieni che vivere uno spogliatoio, vivere uno sport di squadra, fa crescere di più l'individuo singolo? Nel senso, mi spiego meglio, quando si gioca in squadra bisogna intanto condividere e accettare anche gli errori dei compagni, ma magari fare anche il sacrificio per il compagno che non ce la fa. Sì, esatto, infatti a me mancava proprio quello, ho fatto sempre sport individuali e volevo insomma condividere un pochino anche lo sport con altre persone, con altri compagni, e hai detto bene, insomma, quando è proprio bello aiutare il compagno quando è in difficoltà, o venire aiutati quando si è in difficoltà, e questa è proprio l'unione del gruppo, e l'ho imparata ecco a conoscere nel calcio, e adesso la coltivo molto, perché secondo me il gruppo è importantissimo per raggiungere determinati obiettivi. Anche perché, senza nulla togliere al mondo della scuola, dove comunque si sta insieme diverse ore, vivere uno spogliatoio è diverso, anche proprio per l'intimità che si crea, no? All'interno di uno spogliatoio, e poi forse anche un tipo di amicizia diversa. Io credo, lo voglio sapere da te, però si riesce, no, a instaurare anche dei rapporti importanti anche in un mondo come il calcio, dove si cambia anche spesso squadra e si è portati anche a stare lontani poi. Sì, è difficile mantenere delle amicizie, perché comunque cambi tanto squadra, insomma i compagni vengono, vanno, però è la realtà, cioè mentre la scuola è studiare e basta, lo spogliatoio è la realtà, cioè vedi le varie emozioni che può avere un altro compagno, la tristezza, la contentezza, il disagio, la negatività, insomma, e poi c'è, cioè, è proprio, è la vita, cioè lo spogliatoio è la vita, cioè
qualsiasi tipo di atteggiamento. E a me ha dato tanto e continua a dare molto, perché prendo tutti gli insegnamenti possibili, anche comunque a un'età abbastanza adulta. Passiamo all'estate del 2009, lasci la Lazio e vieni acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina per una cifra importante, quasi 6 milioni di euro. Ti chiedo, da un lato prevale la voglia di affrontare questa nuova avventura e dimostrare con la maglia viola ad una società che ha puntato su di te quanto vali, o prevale anche un po' la delusione per aver lasciato un ambiente per il quale facevi il tifo, per il quale sei cresciuto e dove comunque hai ricevuto ma hai dato anche tanto? Beh, all'inizio ci fu un po' di delusione, però insomma lì l'ho vista anche come un lavoro, nel senso ho cercato di guardare molto di più al campo che magari agli affetti, a Roma, alla famiglia, insomma a tutto quello che lasciavo, e quindi quella è stata una seconda crescita per me, perché comunque a Roma io ero con la famiglia, con gli amici, avevo tutto, quindi era come se mi fossi spostato in un ambiente un po' più insolito per me, e quindi anche lì sono cresciuto molto, perché ho detto, buono, adesso vado a vivere da solo, mi devo prendere questa responsabilità, devo dimostrare anche a Firenze, insomma, che posso far bene. Quindi è un po' come se mi fossi tolto da una zona di comfort e andavo in una cosa un po' più difficile da affrontare. Facciamo subito un primo paragone, poi te lo chiederò anche per Genova. Passi da una città bellissima, la capitale, a Firenze, che è una città d'arte, una città altrettanto molto bella. Proprio dal punto di vista logistico, come ti sei trovato? Ma subito molto bene, perché Firenze è molto più piccola di Roma, però è simile, perché è una città d'arte, bellissima, si gira in poco, la gente è molto disponibile, si vive tanto la città, però è normale che poi insomma Roma manca e mancava, ma sono riuscito a immedesimarmi subito nell'ambiente fiorentino. A Firenze un infortunio subito ti complica un po' la vita nel periodo di preparazione, poi però riesci a convincere Cesare Prandelli, che era il tecnico della Fiorentina all'epoca, e ti garantisce un posto da titolare. Come ti sei trovato con il nuovo mister, con l'attuale CT della Nazionale Azzurra? Beh, insomma, il mister mi ha insegnato tanto. È stata una persona molto pacata, nei modi perfetti per me. Cioè, nel senso, posso vedere un insegnante, quindi in questo caso un insegnante di calcio, mi ha inserito piano piano nella nuova squadra e poi mi ha fatto sentire importante, mi ha dato fiducia in partite importantissime, come ricordo per esempio la partita con Lione in casa, che ci giocammo la qualificazione, le due col Bayern negli ottavi di Champions League, e avevo insomma 21 anni, 22, andavo per i 22, quindi mi ha dato tantissima fiducia. E insomma, per me è stato, con Dario Rossi, l'allenatore più importante della mia carriera. 3 aprile 2010, Fiorentina-Parma 1-1, anche questa è una data importante. Insomma, lo cercavo in tutti i modi, ero credo alla 50esima o 60esima presenza in Serie A, e tutti quanti dicevano, ma quando lo fai sto gol? Segnavo solo il Coppa Italia, ma quando segni? Tutti gli amici a scherzare. E quella partita lì, insomma, venivo da un po' di tempo che mi dicevano, cavolo, poi un po' di partite che giochi esterno alto, avrai opportunità per far gol. E finalmente venne in quella partita, e anche lì in un'azione che non scorderò mai. Poi c'erano un po' di miei amici a vedere la partita, perché poi andavamo a stare un po' insieme i giorni di Pasqua, che avevamo liberi, quindi grande emozione, anche perché ne ho fatti due in Serie A, quindi. Però tra l'altro tutti e due al Parma. E quindi insomma lo ricordo anche quello, anche quello ricordo da mettere nel cassetto. Nella seconda stagione sulla panchina viola arriva l'ex blucerchiato Sinisa Mihajlovic, ti inizia subito a impiegare titolare e nuovamente contro il Parma, come dicevi proprio prima tu, trovi il secondo gol in Serie A. Poi dopo però inizia un periodo meno fortunato, no? Il mister preferisce Comotto nel ruolo di esterno destro. Cosa non ha funzionato secondo te con Mihajlovic? Se c'è qualcosa che non ha funzionato, oppure se magari erano anche le tue prestazioni che iniziano a essere meno positive? Lì ho sbagliato anche un pochino io, perché non mi sono
confrontato bene anche con lui, con il mister, perché lui voleva qualcosa da me che io non riuscivo a capire. E quindi all'inizio andava molto bene, quel periodo lì esordì anche in nazionale, e poi lui voleva qualcosa da me, io non lo capivo, e insomma nella parte centrale ho giocato un po' di meno, e poi però insomma nella parte finale, quella più importante per noi, insomma mi ha rimesso dentro, ho giocato tante partite anche con lui e ci siamo chiariti, insomma è andata bene poi. Ecco, l'hai già accennato tu, quel 7 settembre 2010, tra l'altro proprio all'Artemio Franchi di Firenze avviene l'esordio in nazionale, era una gara di qualificazione agli europei che si sono giocati la scorsa estate contro le Isole Faroe. Tra l'altro c'erano anche diversi blu cerchiati in quella partita, sì, sì. In nazionale, perché c'era Cassano, c'era Palombo, esatto. Quindi fu però comunque, penso, un'emozione grandissima poter indossare finalmente anche la maglia azzurra della nazionale maggiore. Sì, insomma, dopo tutte le trafile, come abbiamo detto prima, delle nazionali giovanili, è stata anche quella un'emozione da non dimenticare mai, anche perché comunque c'era tutta la mia famiglia allo stadio, tutti i miei amici, e poi all'Artemio Franchi, insomma, quasi destino, ecco. E nulla, insomma, è stato anche quello duro lavoro arrivare lì, duro sacrificio. E insomma adesso sto cercando di riprovarci, ecco, di ritornarci. È un piccolo obiettivo, anzi piccolo grande obiettivo, che insomma ci provo e poi si vedrà. L'anno passato invece Mihajlovic non riesce a chiudere la stagione sulla panchina viola. A Firenze a un certo punto arriva Delio Rossi, che ritrovi dopo l'esperienza comune alla Lazio, un tecnico che conoscevi già, e con lui riuscite a risollevarvi e a chiudere poi con una salvezza tranquilla il campionato. Intanto ti chiedo cosa non ha funzionato, perché l'organico della Fiorentina comunque era un organico molto forte, però è vero che forse quando le grandi squadre si trovano invischiate nella lotta per non retrocedere, poi le cose diventano più difficili. Esatto, noi l'anno scorso abbiamo imbeccato un tunnel difficile dove tante cose sono andate storte e poi ci siamo trovati in una situazione che anche noi non abbiamo saputo gestire bene. C'è stato il cambio allenatore, tanti infortuni mi ricordo, e poi come hai detto bene te, insomma le grandi squadre, insomma le medio grandi squadre che si trovano in quella situazione lì fanno fatica, perché incontrano tutte squadre che sono rodate nella salvezza. E però ecco, è stato importante poi veramente salvarci, ritrovare la compattezza finale. Mi ricordo due partite l'anno scorso a San Siro dove vincemmo, all'Olimpio contro la Roma, dove ci davano quasi tutti per spacciati, e quelle due partite ci hanno fatto ricredere in noi e alla fine la salvezza è arrivata. La dimostrazione anche che Delio Rossi, quando deve preparare però le gare contro le grandi, difficilmente sbaglia. Quello è un dato di fatto, perché comunque anche in questo periodo qui stiamo andando molto bene con le grandi squadre. In quel periodo lì l'abbiamo battute nel momento più delicato, quindi insomma c'è da fare complimenti al mister, perché è bravissimo a prepararla. A Firenze è un altro gruppo con tanti giocatori importanti, sappiamo ad esempio dell'amicizia con Alessio Cerci, che romano, ha fatto la trafila inversa con la casacca giallorossa. Però quali sono stati altri compagni che ricordi particolarmente volentieri della tua esperienza a Firenze? Ma sicuramente il primo anno Dainelli, che era il capitano, lui era una persona che parlava poco ma si faceva sentire con l'esempio. E poi lì in quella squadra c'erano tanti, c'era Gila davanti, c'era Frey in porta, insomma c'era Riccardo Montolivo in mezzo al campo, tutte persone molto autorevoli, insomma, che mi hanno dato molto, che sento spesso, insomma, anche adesso. E quindi era un gruppo molto importante, anche perché comunque non riesce ad arrivare agli ottavi di Champions League, in semifinale di Coppa Italia, senza un gruppo importante.